Pets address is the finest in Paris, which Pets possess the longest pedigree. Buongiorno, io sono Liliana Minutoli e questo è Gli Aristogiochi. Dal cartoon una guida ai linguaggi espressivi, musica, teatro, movimento, arte. Un testo pubblicato nel 2008 a cura della collana didattica Osiorf sul Werk Italiano, un testo dedicato ai bambini e alle maestre e a tutti gli operatori sociali che vogliono attraverso il film di animazione educare alla conoscenza di sé, alla relazione con gli altri e naturalmente alla musica e alle arti. È il prodotto di uno spettacolo realizzato nel 2006 tra il Teatro Vittorio Emanuele di Messina e il Centro Musicale Progetto Suono. Ma oggi qui siamo per presentare in questa mezz'oretta ciò che questo testo, Gli Aristogiochi, può diventare, appunto uno strumento per costruire e far crescere la comunità educativa. Attraverso cosa? Attraverso il gioco, quindi proprio la comunità del gioco bambini, adulti, genitori, figli, nonni, nipoti, alunni e docenti. Prima di entrare nel vivo degli Aristogiochi voglio raccontarvi una piccola storia che riguarda proprio ciò che è il senso di comunità, in questo caso abbinato all'espressività, a ciò che sono e che possono essere i linguaggi espressivi, tutti, musica, teatro, espressione corporea, arti visive, nella loro accezione proprio di linguaggi espressivi, non solo di arti. E la storia è questa. Una comunità africana, gli Imba, conteggia la nascita di un figlio dal giorno in cui il bambino è solo un pensiero nella mente della futura madre. Lei ascolta se stessa finché dentro di sé non sente quella che sarà la canzone del bambino che verrà al mondo. Poi va dal padre futuro e insegna a lui il canto. Quando poi il bambino o la bambina nasce, la madre insegna la canzone alle levatrici, alle donne del villaggio, alle persone intorno a lei, affinché assieme possano cantare la canzone per accoglierlo e poi nella crescita per confortarlo o gratificarlo. Tutto il villaggio partecipa con questa canzone ad ogni momento della vita del bambino o della bambina che cresce, sia che faccia del bene, sia che commetta atti sociali non confacenti alla comunità o addirittura crimini. Le persone della comunità formano un cerchio attorno a lui o a lei e cantano la sua canzone perché ritengono che la correzione per un comportamento antisociale non è la punizione, ma l'amore e il ricordo della propria identità, il cui simbolo è la propria canzone. Sanno che se lui o lei sa riconoscere la propria canzone, perderà la voglia di fare qualcosa che possa ferire le persone o danneggiare la comunità. E poi quando si sposerà o lavorerà, nei momenti di fatica o di gioia, la comunità accompagnerà la persona diventata adulta fino all'ultimo momento della vita con il suo canto, affinché rimarrà eterna la sua unicità, la sua essenza, la sua vera identità. Ecco, vi ho raccontato questa storia perché il senso di quello che può diventare una città-comunità ha una necessità di attraversare l'io, di passare al tu, ma di coniugare insieme queste due entità, questi due elementi nel noi.
Se questo non passa dall'essere individuale, se questo non passa dall'osservazione, dal riconoscimento di sé e dal riconoscimento dell'altro in quanto diverso da sé, ma in quanto portatore di altrettanta ricchezza rispetto a sé. Se tutto questo non avviene, non può esistere una comunità. Non può esistere il più alto senso di quel communis, di quel cum che mette insieme le parti, mette insieme gli elementi, che è proprio la derivazione della parola comunità dal latino. E se non c'è comunità, non c'è una città. Una città non è, come appunto nella presentazione delle vie dei librai si dice, una città non è solo urbanistica, non è solo luoghi fisici e non è solo nemmeno persone. Una città è comunità e diventa comunità nella misura in cui ciascuno si prende cura di sé allo stesso modo di come si prende cura degli altri. E questo prendersi cura ha diverse articolazioni, ha diverse modalità, i più disparati intenti che possono andare dalla cura in senso stretto, come appunto è successo in questo periodo in cui le associazioni che si occupano di volontariato hanno fatto aiutando gli altri in questa situazione che stiamo vivendo tutti di grande difficoltà, o ancora prendersi cura dei bambini, ed è quello che facciamo noi con la nostra associazione Il Giardino delle Idee, in sinergia con le altre associazioni di un territorio, proprio per creare senso di comunità. E allora, in questo caso, nel caso specifico degli Aristogiochi, il senso di comunità passa attraverso la diversità tra le persone, la diversità tra gli animali e questa commistione, questo mettere insieme elementi i più diversi, i più disparati dal punto di vista espressivo da un lato, che diventa artistico perché nel cartoon l'espressività è veramente a 360 gradi, toccando tutte le arti e agganciando, come moltissimi film della Disney sanno fare, diversi generi artistici a quello che è il mondo dell'educazione, gli intenti dell'educazione. Allora, parlare di comunità e di comunità educativa lo si può fare, per quanto ci riguarda, attraverso tutto quello che è linguaggio verbale e non verbale che diventa espressività. Di espressività si parla a 360 gradi, appunto, nel cartoon degli Aristogatti, cartoon che è stato preso come spunto proprio per osservare la gamma delle sensazioni, delle emozioni, dei comportamenti fino ad arrivare ai valori che sono presenti in ciascuno di noi, ed evidentemente per educare i bambini alla osservazione di sé e di questi piani, proprio con l'ausilio appunto dei personaggi del cartone. E un piccolissimo esempio per mostrare alcune delle emozioni presenti nel cartoon. Dove sono? Non sono a casa mia. Piccini, dove siete? Rispondete! Bizet! Matisse! Minou! Dove siete? L'espressività è un primo passaggio di osservazione del sé in tutte le sue dimensioni, che arrivano dall'espressività alla creatività.
intesa in questo caso come una trasformazione, come una possibilità di chiunque per trovare soluzioni alternative alle proprie azioni, anche le più quotidiane. La scena del bosco dove i gattini e la mamma duchessa, che è quella che si sentiva nell'audio, vengono abbandonati perché rapiti, mostra emozioni possibili all'interno di un piccolo nucleo familiare, quindi di una piccola comunità, dalla paura all'insicurezza, allo stupore, alla sorpresa, la curiosità, il timore, anche l'incapacità di gestire una situazione, fino al coraggio da dare da parte della mamma ai gattini. Coraggio che diventa amore, l'amore incondizionato di chi ha bisogno, necessità di proteggere i propri piccoli. E da questa espressività che si può partire per lavorare con i bambini, ma anche con gli adulti, ovviamente utilizzando contenuti diversi, e proprio per comprendere come trasformare queste emozioni, come osservarle prima e trasformarle. E all'interno del testo sono contenuti tutta una serie di giochi per lavorare sulle emozioni che aiutano attraverso le arti a conoscere meglio se stessi e a relazionare con gli altri. Nel caso di Duchessa, questa espressività avrà la possibilità di utilizzare la creatività che, come dice Goleman, non è attinente solo all'eccentricità, alla genialità, agli artisti, appunto, ma è quella capacità innata, lui dice, che ciascuno di noi può trovare per trasformare delle emozioni, delle situazioni, dei comportamenti in qualcosa che sia adeguato a sé e che possa anche aiutare gli altri. In questo caso, nel caso di Duchessa, anche il manifestare la sua emozione di difficoltà è un modo creativo. Questo le permette di farsi aiutare dopo, di accettare l'aiuto di quello che vedremo, il Romeo, il famoso Ermeio del Colosseo. Nel chiedere aiuto, un altro modo creativo, diciamo noi, di stare nella difficoltà e di superarla. Trovo delle soluzioni che vi permettano di star bene io e permettano agli altri con cui entro in relazione di star bene anche loro. Questo è senso di comunità. Questo è passare dall'io al noi. Direte, ma è facile passare dall'io al noi nella piccola comunità, famiglia in cui c'è amore, l'amore incondizionato di una madre nei confronti dei figli. Ma gli Aristogatti e appunto i giochi, gli esercizi, le attività comprese negli Aristogiochi vanno molto oltre la piccola comunità familiare e accomuneranno, come vedremo in seguito, gli elementi più disparati e anche gli esseri umani e animali più diversi tra loro, manifestando quella che è la più grande espressione di comunità, che è la condivisione di intenti, la cooperazione. Proprio perché l'intento comune è quello degli Aristogatti, insieme ai gatti randagi, di vivere serenamente, condividendo valori ed emozioni che loro ritrovano nella diversità. Qui la diversità sta nel
diciamo, ceto sociale tra gli atti, nel modo di vivere, da randaggi, anche nell'utilizzo delle arti diverse. I gatti randaggi fanno jazz, gli aristogatti fanno classica. Ecco qui tutta la serie degli stereotipi, diciamo, presenti, si annulla in questa comunanza di emozioni che diventano sentimenti poi, e si accomuna agli umani. Questa padrona degli aristogatti accoglie nella famiglia, perché intuisce il sentimento di duchessa nei confronti di Romeo e dei gattini nei confronti di Romeo. Quindi vediamo come il cartone veramente mette in discussione tutta una serie di stereotipi, appunto, e parametri che non ci permettono delle volte nella realtà che la diversità conviva e coesista in modo pacifico, ma addirittura interagisca proprio perché il fondo comune è un valore, addirittura un'emozione, in questo caso l'amore di questa famiglia, diciamo allargata, umani e animali, che diventa una condivisione nel sociale che accoglie e fa del bene anche ad altri gatti, ad altri animali. Un esempio artistico, fuori dagli aristogatti, dal cartoon, ma di arte visiva, è rappresentato dall'opera di Michelangelo Pistoletto, un'installazione, che è stata proprio rappresentata a Palermo nel 2013, come poi in tantissime parti d'Italia, anche all'estero, nella Piazza dei Quattro Canti, proprio in questo cerchio centro, del centro storico di Palermo. Ora, questo terzo paradiso, può essere l'idea di questa nostra comunità educativa, in cui il noi significa sto con me, col mio essere, comprendo parti di me che sono uguali a parti dell'altro. E tornando agli aristogatti e quindi agli aristogiochi, possiamo confermare che questi sono l'esempio di una sintesi di comunità alternativa, perché negli aristogiochi, la comunità è anche famiglia e la famiglia non è solo quella famiglia tradizionale che conosciamo, fatta di genitori e figli, ma è una famiglia di esseri umani e di animali, non solo, ed è una famiglia che diventa comunità nella misura in cui questi animali, gli aristogatti appunto, si accomunano, si alleano perché una comunità è alleanza, alleanza di intenti. Si alleano con quegli intenti comuni che sono appunto quei valori condivisi. E tornando al cartoon, un esempio di valore condiviso è l'amicizia, un altro è il rispetto all'interno dell'amicizia. Che cosa ci fa un bel signorino come te nel nostro quartiere? Oh, per favore, sono stato mandato in cerca di aiuto da un gatto. Ma questo è ridicolo, pazzesco! Ma perché mi sono fidato di quel Romeo? 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 Ferma, ragazzi, il piccoletto ha le carte in regola. Ci puoi giurare che ho le carte in regola? Stai tranquillo, non te facciamo niente, sorcedetto. Non preoccupatevi per me. Romeo ha bisogno di aiuto. Duchessa e i gattini sono in pericolo. Certamente questo è un cartone, è fantasia, ma è uno strumento educativo che attraverso giochi, esercizi e attività può appunto veicolare la condivisione dei valori. Qui addirittura gatti randagi
e topi che trovano un'alleanza, un intento comune che è quello di salvare i gattini per affetto. E ci sono dei piani che ci accomunano. Non è il piano delle opinioni che ci accomuna, lo è quando diventiamo gruppo, quando diventiamo comunità. Non è il piano delle percezioni che ciascuno di noi ha delle situazioni che ci accomuna. Lo diventa quando troviamo degli intenti comuni che mettano insieme i valori. E allora i piani che ci accomunano agli altri sono tre: il piano sensoriale, il piano emozionale e quello valoriale. Ciascuno di noi ha tutta la gamma delle sensazioni, ciascuno di noi ha tutta la gamma delle emozioni, ciascuno di noi ha tutta la possibile gamma di valori. Qual è la differenza tra le persone? Il come si mettono in atto, il come reagiamo alle sensazioni che ci arrivano, il come reagiamo emotivamente alle esperienze della nostra vita e il come sentiamo al di là delle sensazioni, al di là delle emozioni, i valori comuni, il senso della libertà, il rispetto, la fiducia, l'uguaglianza, la solidarietà, il credo. Quando si ritrovano valori comuni, Aristo Gatti sono insieme a Gatti Randaggi. E in conclusione, oltre a ringraziare la Via dei Librai e gli amici dell'organizzazione di questa bellissima manifestazione, io voglio rivolgere un invito a tutti e a tutte, agli adulti soprattutto, di educare, di educarci e soprattutto di rieducarci ai valori, proprio perché possiamo diventare quel communis che si educa reciprocamente dal sé all'altro, dall'altro al me, per essere un noi. Come il noi degli Aristogatti e degli Aristogiochi in Tutti quanti vogliono fare jazz. Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del Nel jazz. ringraziarvi per la partecipazione, invito tutti a vedere sul sito www.ilgiardinodelleidee.eu o la nostra pagina Facebook, Il Giardino delle Idee Palermo, i lavori presentati sugli Aristogiochi. Per chi volesse il libro, la nostra mail, centrogiardinodelleidee@gmail.com. Grazie a tutti, ciao!